Buonasera, andiamo a sederci lì. Allora, Clarissa Marchese, intanto ve la presento, ha 23 anni, ex Miss Italia del 2014. La vedete molto bella, quindi diciamo diventata Miss Italia nel 2014. Ecco, si accomodi pure qui. Dunque, allora, che cosa succede? Raccontiamo un po' in questa vicenda, quella che abbiamo visto di questo regista Fausto Brizzi, la maggior parte delle ragazze che hanno denunciato di essere andate, diciamo, nel suo studio, uno studio casa, a quanto ho capito, che disponeva anche di una vasca jacuzzi. Sì, alla fine era uno studio, però adibita pure a casa, insomma, più uno studio, lui più lo presentava come uno studio, ma alla fine era una vera e propria casa. Una vera e propria casa. Ecco, la maggior parte delle ragazze che hanno denunciato, che sono 10, che hanno denunciato anche delle avanze più pesanti, perché poi tu adesso raccontiamo la tua storia, a un certo punto sei andata via, hanno deciso di non rivelare la propria identità. Tu sei una delle due che invece ha deciso di mostrarti col tuo viso, con la tua voce, non artefatta da quelle cose elettroniche. Come mai secondo te in molte non vogliono, diciamo, uscire allo scoperto? Credo ci sia una paura di fondo. Subentrano diversi fattori nel momento in cui magari vedi che una persona molto più autorevole rispetto a quello che potrebbe essere l'inizio di una carriera, insomma, denunciare qualcosa è sempre, come dire, come dico io, ci vuole coraggio. Cioè hanno paura che questo possa pregiudicargli la futura carriera? Potrebbe magari ritorcersi contro la loro carriera, insomma sono tanti fattori, può essere anche quello che io credo e spero rispetto magari ad una paura, può essere anche dovuta a una vergogna che subentra, soprattutto se, come si è visto, i casi sono molto più gravi rispetto al mio. Rispetto al tuo. Allora cominciamo dal tuo, raccontaci un po' che cosa è successo, com'è andata? Allora, poi ci andremo tra pochissimo a collegare con Katrin Spack, appena sentito il tuo racconto. Io nel 2015 ero Miss Italia e stavo intraprendendo la carriera d'attrice, quindi facevo delle lezioni, mi è stato detto di questo provino, di un famoso regista italiano, in questo caso Fausto Brizzi. Tu lo conoscevi? No. Io ero... Cioè non sapevi, non lo conoscevi neanche come regista? No, io ero alle prime armi, ero una studentessa, per cui non sapevo veramente niente, non sapevo neanche come andassero fatti i provini, per cui certo. È stato il mio primo provino in assoluto, forse anche per quello che poi alla fine abbandonai l'idea. E ricordo di essere andata lì con un accompagnatore e siamo arrivati in questa casa studio dove lui comunque diceva che era un vero e proprio studio dove scriveva le sceneggiature e quant'altro, e in quell'occasione lui si era offerto di offrirmi delle lezioni di recitazione in 3 giorni. Il primo giorno quindi abbiamo iniziato queste vere e proprie lezioni ed è andato molto bene. Lui si è presentato come una persona estremamente corretta, estremamente professionale, competente, e quindi si è creato questo rapporto professionale in cui lui mi dava delle vere e proprie lezioni. Solo alla fine, dei vari esercizi e quant'altro, mi ha detto: guarda, tu comunque hai una bellezza che si presta molto spesso a delle parti un po' della bella, quindi anche a fare delle scene un po' più spinte. Per cui se io adesso ti chiedessi di spogliarti totalmente nuda di fronte a me, tu lo faresti? Questa è stata la domanda e io lì per lì ci rimasi un po' male, devo essere sincera, perché riconobbi subito un contesto del tutto inappropriato nel quale chiedere ad una ragazza di 20 anni di spogliarsi. E io sono stata estremamente chiara nel dire che non l'avrei mai fatto e lui cambiò subito discorso e come se nulla fosse stato. Per cui io l'indomani decisi di tornare, perché pensavo che il messaggio fosse stato recepito, ovvero non succederà né ora né mai che io mi ritrovi nuda di fronte a te. Quindi l'indomani, con questo piccolo dubbio, però io ritornai, e tant'è che comunque le lezioni sono riprese, le ore di lezione erano anche di più quel giorno. Ma sempre le lezioni le facevate voi due? Sì,
Eravamo che cosa consistevano queste lezioni? Facevamo lezioni di improvvisazione, di memoria. Lui mi parlava molto anche di tutto il mondo. Tu non avevi mai fatto lezione prima di recitazione? Io mi ero preparata per quel provino. Per quel provino. Per, quindi avevo fatto delle lezioni intensive di recitazione. Sì. Quindi avevo anche speso del tempo, delle risorse, ci avevo anche creduto. Sì. E quindi quando mi è stato detto di questo famoso provino... Poi quando uno c'ha la passione per fare l'attrice è una passione... Sì, io devo sacro essere fuoco che arde dentro. Assolutamente. Io devo dire che ero alle prime armi, quindi era un lavoro possibile che si prospettava nella mia carriera. È anche vero che non è mai stato il sogno di una vita. Ecco, non era una cosa a cui tu tenevi particolarmente. No, però mi c'ero impegnata. Come tutte le cose, magari ci sarei anche riuscita. Come succede spesso per le ragazze belle che magari hanno fatto Miss Italia, uno dice tentiamo anche quella strada. Esatto, non si sa mai. Certo. Poi c'era questa occasione di questo provino. Ci abbiamo provato e quindi alla fine del secondo giorno la richiesta viene fatta allo stesso identico cioè, modo. Cioè di spogliarti? Di spogliarmi. Ho detto guarda, io non posso dare una parte ad una ragazza se poi magari sul set questa non è disposta magari a fare determinate scene, quindi devo sapere che tu magari devi essere disposta a fare anche questo che ti sto chiedendo, di spogliarti. Io lì capii che probabilmente sarebbe andata così anche il terzo giorno, il quarto giorno e così via, e decisi di non tornare più. E non sei più tornata. Ecco, ma tu hai conosciuto qualcuna di queste altre ragazze che invece sono state molestate, almeno a sentire i loro racconti fatti alle Iene proprio domenica scorsa, molto più pesantemente di quanto non sia successo a te? Allora, io sapevo di altre ragazze che mi hanno, soprattutto adesso, in seguito alla mia esposizione, mi stanno molte di loro contattando, dicendomi insomma di aver vissuto cose simili alle mie, a volte anche molto più gravi. E quindi io, credimi, sono qui soprattutto per dire alle ragazze di uscire allo scoperto, perché se ne sta parlando finalmente, ed è il motivo per il quale io ci voglio credere fino in fondo a questa causa. Ed è una cosa che mi ha permesso ad oggi essere qua e di avere anche vinta. Cioè il fatto stesso che le ragazze adesso mi chiedono dei consigli, il fatto stesso che purtroppo ho scoperto che ce ne sono altre, mi ha dato quell'input. Quante altre? Rispetto a quelle 10 di cui io personalmente sono stata contattata da altre 4 ragazze. Da altre 4 ragazze. Però nessuna di loro vuole parlare. Nessuna vuole metterci la faccia. Non vuole metterci la faccia. Io cerco perché hanno paura.